Art Night 2021 ritorna fortunatamente in presenza grazie allo sforzo di tutte le istituzioni. Abbiamo più di 100 eventi in programma. Abbiamo la notte dell'arte veneziana di nuovo accesa e avremo una serie di eventi importantissimi. È il 2 ottobre in concomitanza con la Notte Bianca parigina, con cui siamo a tutti gli effetti partner. Infatti avremo anche un piccolo speciale da Parigi durante la notte, ma anche nella giornata dell'Angelo Custode, proprio perché abbiamo fatto un piccolo miracolo uscendo da 2 anni veramente difficili e grazie all'aiuto di tutte le istituzioni, proponendo una notte ricca e scintillante. Torna finalmente in presenza, ma con un occhio alla sicurezza di tutti, l'edizione numero 10 di Art Night Venezia, una sorta di attacco d'arte coniugato in mille sfumature che illuminerà la notte veneziana. Ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune, patrocinata dalla Regione, da tempo è entrata nel calendario ufficiale delle notti europee d'arte. Art Night 2021 rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia e per questo ospiterà più eventi che saranno un omaggio alla città. Ancora una volta Art Night unisce gli studenti, le competenze scientifiche, le ricerche a dei progetti innovativi. Quest'anno ospitiamo anche un'installazione del Comitato delle Perle, per le Perle Storiche Veneziane, anche questa dedicata ai 1600 anni. Saranno 1600 perle nel cortile della Niobe in una specie di bellissima tenda che sarà proprio anche l'esaltazione di quella che è un'arte secolare di Venezia, quella delle perle, e anche avremo uno spazio per i bambini grazie a un gioco ideato da Angela Bianco in collaborazione con Alberto Tosofei, quello negli spazi espositivi, e sarà sempre un gioco alla ricerca della storia di Venezia. Quest'anno Art Night, tra l'altro, si tiene proprio lo stesso giorno della famosa Nuit Blanche di Parigi. Karine Roland, la nostra sindaca di Parigi, delegata alla cultura, augura a Venezia una bellissima notte bianca. È sempre un piacere sapere che questo progetto nato a Parigi adesso si fa dappertutto nel mondo. La nostra edizione 2021 sarà la prima tappa dell'Olimpiade culturale che ci porterà a 2024. Ancora una volta tanti auguri da Parigi a Venezia.